quello che l'archivistica può fare Matteotti nella storia e nelle carte d'archivio. Tavola rotonda all'Auditorium Cianfarani, al Museo Archeologico Nazionale della Civitella di Chieti, nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della morte del deputato socialista Giacomo Matteotti, assassinato dai fascisti. L'evento coinvolge archivisti di alto profilo del territorio nazionale e docenti universitari in un confronto sulle fonti documentarie inerenti al processo Matteotti, un processo definito farsa tenutosi a Chieti nel 1926 e all'archivio del Partito Nazionale Fascista della sezione di Chieti. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al lavoro di digitalizzazione e inventariazione delle fonti avviato nel 2023 dal già direttore Rosangela Guerra. Questa iniziativa è importantissima per Chieti e per tutto il territorio nazionale. Come tutti sappiamo, l'onorevole Matteotti fu assassinato 100 anni fa, il 10 giugno, a Roma. Il processo iniziò a Roma, ma poi venne spostato a Chieti, dove chiaramente è risaputo si tenne un processo farsa agli assassini dell'onorevole Giacomo Matteotti. Le carte del processo sono conservate presso l'archivio di Stato di Chieti, che io ho diretto dal febbraio del 2023 a marzo di quest'anno. Queste carte sono state digitalizzate, oggi vengono presentate affinché gli studiosi possano accedere sia al cartaceo che al digitale. E in parallelo abbiamo portato avanti un intervento di riordino e inventariazione del fondo archivistico del Partito Nazionale Fascista sezione di Chieti, perché naturalmente ciò che accade va sempre contestualizzato. Un lavoro presentato oggi che è un primato nazionale, ci auguriamo, aggiunge, che possano nascere percorsi di ricerca storiografica inediti. Con Chieti che si attesta come luogo di studio, di ricerca, di eccellenza archivistica e di ricerca storiografica. E mi auguro con questa iniziativa che la giornata di oggi sia solo l'inizio di una riflessione, di uno stimolo e di nuovi progetti.